Il calabrese Antonio Cosentino è il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti. A 2 settimane dalla sua elezione all'Hilton Airport Hotel di Fiumicino, i dirigenti della Federcalcio Calabrese hanno inteso festeggiarlo alla presenza delle persone a lui più care. È un orgoglio di tutta la regione e ritengo anche meridionale, perché sono stato il primo presidente della Lega Dilettanti in ambito del meridionale. Gli altri presidenti che mi hanno preceduto sono tutti del centro Italia, qualcuno, ma del nord Italia molto. Uomo di fiducia del presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, Cosentino è nato a Catanzaro il 26 giugno del 1940. Appassionato di atletica e di ogni altro sport, il calcio assieme alla famiglia costituisce il suo più grande amore. A prescindere dalla Calabria tutta, avere avuto l'indicazione di 20 comitati regionali all'unanimità, più la divisione di calcio a 5 e 2 dipartimenti, penso che è il non plus ultra.